Buon pomeriggio a tutti ragazzi e buona domenica. Gran Premio d'Italia del Mugello, sto parlando del Moto Mondiale. Domenica macchiata inevitabilmente dalla notizia della morte di Jason Dupasquier in Moto3 dopo l'incidente nella qualifica di ieri. Alcoba e Sasaki lo hanno preso praticamente in pieno. Si trovavano comunque in scia, si usciva da un punto cieco quando si scollina, appunto, e quindi non potevano evitarlo. Dupasquier cade, rimane in mezzo alla pista, Alcoba lo prende sulle gambe e Sasaki purtroppo in pieno sul casco. E i traumi sono stati troppo gravi, comunque, sia quello toracico che soprattutto purtroppo quello cranico, troppo gravi, e praticamente è stato dichiarato clinicamente morto, purtroppo. Pilota giovanissimo, 19 anni, svizzero, veramente aveva tutta una carriera davanti, ma purtroppo chi va in pista sa di correre questo rischio, anche se comunque la sicurezza negli anni è aumentata. Airbag sulle tute, airfence per proteggere comunque i piloti dalle barriere. Quindi, però, purtroppo questi incidenti capitano e continueranno, ahimè, a capitare. Non so cosa succederà fra 10, 20, 30 anni, come si andrà avanti con la sicurezza. Speriamo che si elimini o che venga ridotto il più possibile il rischio, appunto, di morire in pista, ma certo è che il pilota, nel momento in cui sale sulla moto e sa che dovrà sfrecciare a oltre 300 km/h, sa comunque di correre un grosso rischio, quindi fa parte del mestiere, come si dice. Certo è un dolore comunque veramente grande perdere un ragazzo così giovane che amava quello che faceva. Veniamo alla gara di Moto3 vinta da Foggia, su veramente bravo comunque. Non l'ho vista sinceramente la gara, ma da quello che ho potuto leggere comunque è stato veramente bravo. Vittoria in casa, grande Foggia. In Moto2 vince Gardner che è stato in lotta fino all'ultimo giro con Raul Fernandez, e Gardner che prende così, va in testa al mondiale, mentre in MotoGP, anche qui una gara con un po' di cadute, vince Fabio Quartararo dominando praticamente la gara, quando successivamente alla caduta di Bagnaia, secondo Miguel Oliveira su KTM, una KTM che ha portato comunque degli aggiornamenti in questo fine settimana e si è visto comunque il miglioramento. Oliveira secondo, Binder quinto, quindi bravi tutti. Terzo Joan Mir con la Suzuki. Quarto Zarco. Le Ducati comunque partivano bene, ma siccome durante tutto il fine settimana hanno dichiarato di avere dei problemi con le gomme, lo abbiamo visto quest'oggi purtroppo. Bagnaia era primo, aveva superato al primo giro Quartararo, ma poi è caduto. Ma chissà, probabilmente anche lui avrebbe avuto lo stesso problema di gomma, soprattutto con l'anteriore che ha avuto Zarco, che è arrivato quarto, e soprattutto Jack Miller. Quindi non sapremo come sarebbe andata a finire, magari avrebbe preso un podio, ma secondo me la vittoria sarebbe andata comunque a Fabio Quartararo. Veramente costanza, veramente in forma. Questo secondo me è l'anno suo, anche perché deve sfruttare e deve sfruttarlo. Deve sfruttare soprattutto il fatto che Marquez sia in ripresa, che non è ancora al meglio, sente comunque fastidio alla spalla destra. Marquez che oggi è caduto,
caduto anche Nakagami, Bagnaia, come abbiamo detto, Bastianini praticamente non ha iniziato la gara, cade dopo che si è toccato con Zarco, praticamente nel warm-up lap, si stavano posizionando i piloti, i due si toccano e Bastianini cade. Quindi gara un po' così, diciamo, comunque. Vittoria meritatissima di Fabio Quartararo, che ovviamente è primo nel mondiale anche con un certo margine. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale. RIP Jason Dupasquier. Spero comunque che il Sich e tutti gli altri che ci hanno lasciato ti accolgano a braccia aperte.